d'autore Instagram, Chris Hemsworth diritti 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 d'autore Instagram, Elsa Pataky confidenziali. I due attori condividono una serie di scatti bellissimi dall'isola dei canguri, dove sono in vacanza con i tre figli, India, Sasha e Tristan. È soprattutto per i bambini che hanno deciso di vivere in Australia, giornate normali nella natura, abbracciare koala come morbidi peluche, fare amicizia con un serpente, stupirsi di fronte a un tramonto. Il sud dell'Australia riserva esperienze da sogno e Chris Hemsworth, in vacanza all'isola dei canguri, le sta raccontando via social ai suoi follower, con una serie di scatti meravigliosi. È anche per questo che ha deciso di vivere nel suo paese d'origine, dicendo addio a Hollywood senza troppi rimpianti. È un luogo bellissimo per far crescere i bambini, aveva dichiarato orgoglioso qualche anno fa. E i suoi tre figli, India, 5 anni, e i gemelli Tristan e Sasha, 3, è qui che trascorrono l'infanzia, lontani dall'invadenza dei fotografi, a più stretto contatto con una più benefica natura. Una decisione condivisa con la moglie Elsa Pataky, sposata nel 2010. Per lui, l'attrice spagnola ha messo da parte la carriera, ma non ha mai avuto ripensamenti, come confessato poche settimane fa in un'intervista a Elle Australia. Non sempre, però, è stato facile, soprattutto perché quando si sono sposati lui era giovanissimo, 27 anni contro i 34 di lei, con una carriera in piena ascesa. Due condizioni che avrebbero potuto facilmente allontanarli. Invece no. Ha sempre cercato di essere il miglior padre possibile e non mi ha mai deluso, ha sottolineato Elsa, che ha preferito realizzarsi come moglie e madre piuttosto che sullo schermo. Lui, dal canto suo, non tornerebbe mai indietro. Adesso so cos'è l'amore, ha detto una volta della paternità. Merito anche della moglie. Top Story.